Welcome to Learn Italian for Beginners. I am Arianna, your Italian teacher. Nice to meet you. Listen to learn how to speak, read and write Italian. In this lesson, it is the lesson number 14, you'll learn some basic expressions and other useful words and phrases to get you started speaking Italian. You'll learn the location names in Italian language and how to ask for direction. It is the first part. The second part is in the lesson number 15. Vocabulary builder. La banca, bank. L'ufficio postale, post office. Il supermercato, supermarket. La stazione dei treni, train station. La scuola, school. L'ospedale, hospital. La farmacia, pharmacy. La chiesa, church. Il cinema, cinema. Il museo, museum. Il ristorante, restaurant. Il teatro, theater. How to ask for direction? C'è una banca qui vicino? Is there a bank nearby? Repeat. C'è una banca qui vicino? C'è una banca in Via Libertà. There is a bank on Liberty Street. Repeat. C'è una banca in Via Libertà. C'è un supermercato qui vicino? Is there a supermarket nearby? Repeat. C'è un supermercato qui vicino? C'è un supermercato in Piazza Unità. There is a supermarket in Unità Square. C'è un supermercato in Piazza Unità. Dov'è il museo? Where is the museum? Repeat. Dov'è il museo? Il museo è vicino alla stazione. The museum is next to the station. Repeat. Il museo è vicino alla stazione. Dov'è la scuola? Where is the school? Repeat. Dov'è la scuola? La scuola è vicino alla chiesa. The school is next to church. Pay attention. When asking direction, don't forget to say scusi or scusa. Scusi is formal, scusa is informal. Excuse me in English. Try to repeat the question of the last slide with excuse me. For example, scusi, c'è una banca qui vicino? Scusa, c'è una banca qui vicino? Have a nice day. If you have any question, please don't hesitate, contact me. My mail is info@italia-teacher.com. Thank you.